mia borsa. Francesco. Armida. Sei tu, cara. Scusami. Armida. Sono tre notti che ti aspetto sveglia. Capirai, c'è la crisi. Ho avuto un sacco da fare, certe grane. Siamo sposati da 6 mesi e non voglio passare neanche una notte senza di te. Sì. Aspetta che scarico il mio campionario. Ma no, lascia stare, ci pensa lo zio. Zio, scarica la roba dalla macchina. Sì. Sorride la vita. Sì. Aspetta un momento. Padre nostro che sei nel cielo, sii santificato il nome tuo, venga a noi il regno tuo, sia fatta la tua volontà, come in cielo così bene, dacci oggi il nostro pane di cuore, metta i nostri debiti di cuore, mettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male, così sia. Signore, con te, sì. Oh, Madonna mia. Hai già mangiato? Ma no, mi sono guastato l'appetito mezz'ora fa con un panino. Dove? A Riccione. Ma che facevi a Riccione? Sono andato a affittare la tua villetta, tesoro. A chi l'hai affittata? A dei cubani. Le hanno dato l'anticipo? Signore, i cubani non danno mai anticipi. È già molto se pagano alla fine. Domani vado io a Riccione, li butto fuori a pedate. Mamma, non faccia colpi di testa. Lei non conosce i cubani. E gente con l'acqua alla gola. Come niente sparano, sa? Lei è solidale con loro. Ma smettila, mamma, di tormentarlo. La villetta è intestata a me. Se vuole, può anche affittarla a degli esuli. E intanto lui intasca i soldi. Dio ti salvo. Senta, nonna Agnese, io non sono un piccolo imbroglione, lei lo sa. Io sono un uomo con dei grandi ideali, chiuso nella sua solitudine e nel suo profondo dolore che non può comunicare. E che a volte commette gesti di altruismo che gente meschina come voi non può né capire né giustificare. E cos'è questa pelliccia? E questo berretto? Ah, niente, è roba mia di quando ero in Svezia. E che ci facevi tu in Svezia? Ero addetto all'ambasciata, mamma. Ma chi è questo bambino? Ah, carino, un bambino svedese che ho salvato dalla tormenta. Ma qua c'è scritto, Tilmin Pappa. È la dedica della mamma del bambino che mi ringrazia. Ma come può essere mamma se c'è scritto pappa? Perché in svedese pappa vuol dire mamma. Ma mamma, che cosa vuol dire? Mamma vuol dire bicicletta, bicicletta vuol dire gatto, e gatto vuol dire nitroglicerina! Ma che volete sapere voi di lingue? Che non vi siete mai mossi da questa privativa? Che avete un gelone al posto del cervello! Ma che c'è? Che hai? Armida, te l'ho già detto, sto attraversando un momento difficilissimo. Sì. C'è la crisi, te l'ho detto. Se hai bisogno di qualche cosa, ci sono qua io. Ma non è questo, è la situazione generale. Se hai bisogno di soldi, te le do io. Sì, figurati. Di quanto hai bisogno? 600.000 lire, purtroppo. No, te le do io, te le do io. Armida, ti amo, ti desidero, non ti ho mai desiderato tanto, come se ritornassi da un lungo viaggio. Tu sei stato con un'altra. Ma cosa c'entra? Sono turbato da strani presentimenti, ecco tutto. Sono nervoso, nervoso, tutto lì. Armida, ho già scritto tutto io, basta solo la tua firma. Ma se non pago, mi licenziano. Meglio. Così la smetterai di viaggiare e di cedermi. E finalmente sarai tutto mio. Ma io sono tuo, cosa dici? No. Ma sì. Non sei mio. Ma sì, sono tuo. No, non sei mio. Ma se ti dico che sono tuo. Non è vero, non sei mio.
E va bene, non sono tuo, così non pago, mi mettono dentro. E per 6 mesi non sarò più né tuo né di nessuno. Ma no, lascia stare, va.